prende la quinta. Spaziali, certo. Eccoli. Passa avanti, pure. Petitti. Certo, è arrivato adesso. Non lo vedi? Il nostro istruttore, trainer della didattica, mentre io e Mario facciamo parte invece del settore agonistico. La biofluorescenza, vi faccio vedere un paio di scatti che avevo fatto io per lavoro. Tutta questa gamma tonale, il nero in questo caso... Unione tra la scienza, la biologia e la fotografia, che tutti potete fare perché sono delle lampade che costano veramente poco. Ve la potete anche autocostruire una lampada UV, visto che hanno delle cifre, perché non importa che sia dimmerabile. Nel 2009 ho conosciuto questo signore, mi sono avvicinato alle gare e da lì devo dire che come consiglio frequentare il mondo delle gare, gamberi, ok? La balenofilia, la cariosmite, i nostri piccoli madreporali riflettono con tipo di luce. E questi sono gli effetti, cioè gli organismi prendono una vita diversa, okay, e delle lancette messe sopra questo pannello che mi indicano diaframma e tempo di scatto. Questo per far trovare, l'ho utilizzato lei qua dietro per fare i corsi di fotografia, per trovare il corretto numero guida del mio flash sul flash. I tentacoli danno comunque l'idea del movimento. Esistono tilt, pan e zoom, come lo sposti, perché hai detto che è schiacciato. Tutto questo ragionamento che tu hai fatto nasce da una correttissima riflessione che viene fatta prima di fare lo scatto. Le foto si fanno con calma, prescindere dal soggetto, certo, con calma, con lo squalo che corre, non c'è. Troppa roccia, quindi troppo sul lato destro. troppo importante, troppo, e la modella si avvicina, sembra che ci va, no? ci vada a sbattere. Tutto per chi come te può fare visite e esplorazioni di parti più profonde, se usate, come dicevamo prima, controluce.